l'emozione più bella è stata pochi metri prima del traguardo, quando ho visto che effettivamente già da metà rettilineo stavo iniziando a salire, ho iniziato a creare leadership con la spinta del poco pubblico che c'era, ma che bastava. E quando mi sono reso conto all'ultimo metro che forse avevo superato anche il mio avversario sulla destra, ho avuto 20 secondi di aspetta, è successo, non è successo, è successo, non è successo. Stavo aspettando sul tabellone, ho visto Jimbo che mi è arrivato incontro tutto felice e appena visto il mio nome ero emozionatissimo e da lì ho iniziato a capire ben poco di quello che stava succedendo, però consapevolmente. L'arco l'ho fatto per la prima volta a Berlino in 4x4 alla finale, era anche l'ultima gara dell'anno ed è iniziato come l'ultima freccia del mio arco, per cui è iniziato a piacermi nonostante parecchi tirati di orecchie dal mio allenatore, perché dice che la faccio male ancora, perché un arciere si tira così si strappa 18 muscoli, ok, va bene, andrò a fare anche tiro con l'arco, che l'ho fatto una volta da piccolo, non mi ricordo più, e quindi magari andrò a lezione per imparare a farlo al meglio. Ok.